Ok ragazzi, siamo qua su Resident Evil 7, siamo verso il finale, a quanto pare. Insomma, Mia è morta, adesso cerchiamo solamente Evelyn e basta. Quindi, insomma, siamo verso la verità, diciamo. Secondo me. Allora. Munizione 44. Però è un colpo, dai. Oddio, che spavento. Qui c'è il fluido chimico. Ah, facciamoci una salute e... Opala. Oh, bello. In un colpo, poi. Ok, ragazzi, andiamo nell'ascensore. Insomma, vediamo dove ci... Ah, andiamo giù. Andiamo nell'inferno. Anzi, andiamo in grotta, o cosa andiamo? In miniera andiamo. Oddio, non ci vedo niente. Oddio, siamo in miniera, va. Non è un granché la mitragliatrice, fucile è molto più utile, ecco. Cos'è? Oh. E resta lì. Madonna ragazzi, oh. Andiamo avanti ragazzi. Qui per la miniera.
Bomba a distanza. Forse sarebbe. Avrei dovuto prenderla, no? Eh sì, dovrei avuto. Però non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Facciamo così. E adesso facciamo così e prendiamo le bombe. Aia. Madonna boia, va. Sono bastardi, sti qua. Mica muoiono, eh. Madonna, raga, oh. Come la vite? La vita? La vite? A metà. C'è un mini salvataggio, c'è stato. Vedi, le trappole sempre. E qui cosa c'è? C'è un computer? Sì, c'è un computer. Inviata 16 gennaio 2015. Grazie, vuoi essere riuscito a resettare il cellulare e a tornare alla normalità? Lei pensa ancora di avermi in pugno. Dovete fare qualcosa, ragazzi. Non so l'aspetto di una mocciosa, ma è anche stupida come una mocciosa. Mamma e papà invece sono del tutto fuori. Ditemi un po' questa cosa della famiglia. Gliel'avete programmata voi in qualche modo? Cazzo, è strana forte. Questa stanza di mia è ancora sospesa tra il mondo fatato di Evie e la realtà. A volte diventa molto violenta e ho avuto di rinchiudere in una cella. Credo che Evelyn sarebbe andata su tutte le furie, visto che mia è la sua preferita, ma non sembra gliene importi molto. A volte però va a trovarla. Credo che mia sia la sua mammina. Come ho detto, la vostra arma biologica è completamente fuori testa. L'ossessione della famiglia di Evelyn sta superando ogni limite. Sta facendo sparire sempre più gente delle strade per infoltire i rani di quella sua pseudo famiglia. Forse si sta stufando di Mia ancora sulle sue, ma è una rottura di palle per me che deve ripulire il casino quando qualcuno di nuovo viene portato qui. A proposito, Evie non sembra essere in gran forma, la sua pelle si sta riempiendo di rughe, i capelli si stanno igrigendo. Era qualcosa di previsto, sembra che sia invecchiando tutto d'un colpo. Erba, erba. No, non c'è il checkpoint qua. Volevi proprio. Qui c'è solamente un po' di sicurezza e basta.
Dove siamo adesso? Siamo in qualche tipo di laboratorio? Cinque minuti dopo somministrazione, vomito. Oddio, è tutto calcolato, è qua. Necrotossina, test dosaggio serie E. 10 minuti dopo somministrazione, decesso. 12 minuti dopo sono in classificazione cellulare. E qua cosa c'è? Target acquired. C'è il coso lì. Necrotossina. Aggredisce la membrana cellulare di qualsiasi soggetto basso modello di arma biologica serie L, utilizzata per l'eliminazione dei soggetti della serie E. La tossina richiede stimolazione prima dell'uso. La potenziale stimolazione è all'interno di un campione in cellule parenti di un soggetto serie E nel cuneo della necrotesina. Qui cosa c'è? Tecnica, oddio quanto scrive, oh. Devo metterci sta roba? Sì. Azione, vediamo. Oh. E abbiamo la necrotossina, ragazzi. E di nuovo da quella cosa che ci fa disinfettare. No, a noi no. Ma altri. Adesso vedremo chi faremo disinfettare. Oh, e qua c'è il checkpoint. Cartucce incendiarie. E qua salviamo la nostra partita. Ok, ragazzi, proseguiamo qui avanti. Ma io sento un... Ma eccolo lì, guarda lo bastardo. Madonna, ma dai però, non me lo puoi mettere là il totem. Ce l'ho sentito, però. Ok, proseguiamo avanti. Fluido chimico. Non ce ne serve. Chi canta? Ma la vecchietta di nuovo. Ha smesso di cantare. Allora Evelyn.
Oddio! Cazzo! Mamma mia, vado di fretta! Ci sono ovunque! Dai, però, Evelyn, basta! Meno male che c'è sto fucile qua, che va di primo colpo tutto. Mamma mia, io vado di fretta, qua. Oddio. Cioè, però non voglio girarmi, oh. Santa Madonna. Dai, ma avete visto che... Dai, ma è impossibile, là, oh. Non devi correre di fretta, oh. Ma stronza, bastarda. Oddio. E adesso cosa credi di fare? No! Oh! E muori, dai. Oh, è morto. Oh, santa Madonna, raga. Oh. No, pensa te che quella vecchietta è... Mamma mia, oh, siamo messi male, eh. Ok. Soluzione medica forte, eh. Allora, pensa a te, quella vecchietta sarebbe Evelyn. Madonna, raga, oh. Ok, possiamo anche andare avanti. Però là è un inferno, là sotto era. Spero che non si ripeta più, perché... Cioè lei spamma mossi proprio, oh, proprio li ha... Me li ha buttati tutti addosso, eh. Passiamo per di qua. Stranamente le luci funzionano, vero? Mappa miniera. Ci abbiamo la mappa della miniera, ragazzi. Guardo dove siamo partiti noi. Adesso siamo già. Ok, passiamo avanti. Oh, però. Non ci credo. Ma è davvero? Oddio, sei nella casa. Siamo venuti alla casa, allora non siamo andati lontano, col traghetto lì.
Ma come osi? Dov'è sto totem? Ma come osi? Guarda, qua proprio fiero. Fiero, poi. Oddio. Basta. Adesso vediamo la... È sparita. Qui è la verità, allora. Si può andare di qua? No. Qui cosa c'è? È lei, raga. No, è lei. E lei per forza, eh. E dunque si ritorna qua. Mamma mia, che spettacolo. C'è il telefono. Cazzo vuoi? È solamente colpa tua. Colpa mia? Perché la vedo? Perché la vedi? Perché è realistica, zio. Cioè, non è un... È qui con noi. Si ritorna alla baita. Dio, la scena. So che non volevi farmi alcun male. Uccidilo, mammina. Ma questa volta hai esagerato. Ma un cazzo di male. Non vuole essere il mio paparino? Allora può morire. Porca vacca, ciò. Questa volta è il turno della mamma di ucciderti. Pensa a te. Madonna, raga. E se vado qua su? Aiuto. Perché non ci vedo niente qua. Qua c'è l'aperto. Come no? No. No dai, no così, dai fammi però. No, questo però no, dai. Diventerai uno di noi e forse comincerai a comportarti bene. Non sto scherzando. No! Allontanalo da me! Lasciami morire!
morire! Oddio. No, basta però. Oh. Mamma mia. Che roba da matti, ho sta roba. Io stavo parlando. Oddio, cosa sta succedendo? Oh. Sta per crollare completamente la casa. Boh, dai, non ci può fare niente, dai. Vedi che è un... Stai alla larga! Lo farai! Stai alla larga! Vattene! Guardia! Lo farò invece. No, non farlo! No! No, no, no! Oh. Sapevo. Ciao. Ossia, spara nell'occhio. Sei solo un mazzosetto. Oh merda.
voleva solo una famiglia. Dai, ricarica. Oh, è finita completamente. Questa infezione di merda. È finita completamente. Sono Redfield. Siete salvi. Perché ci avete messo così tanto? E finisce qua, ragazzi. Insomma, ne abbiamo viste di tutto, di tutte le abbiamo viste. Ah, ma è ancora viva? Come? Ce l'hai fatta. Oddio. Oddio. Non è morta allora. No, però. Non si sa come, ma è viva. Forse neanche non l'ha uccisa. Se non è una porta, se ne apra sì, un'altra. Beh, stanotte se ne è chiusa una. È stata una lunga notte. E non solo per me. Io e Mia non siamo le sole vittime. Ma anche i Baker. È colpa di quella cosa, Evelyn, che li ha resi così. Sì, sì, e chi ha reso Evelyn così? Questa sarebbe da chiedersi, ragazzi. È venuta a ripulire il tutto. Avevo accettato la scomparsa di Mia. Ma ora è tornata e vuole ricominciare, lasciandoci tutto alle spalle. Forse è ora di aprire questa nuova porta. Sì, sì, sì. Però dobbiamo chiederci come è arrivata Mia, perché? E questo è tutto, ragazzi. Resident Evil 7 Biohazard. È tutto da questo gioco. Un capolavoro, anche se qualcosina al finale io un pochino lo cambierei per i miei gusti, ma va bene, dai. Come gioco complesso gli do un molto alto voto. Gli diamo come gameplay un 9. Gli diamo un 9. Cioè 10 deve essere proprio tutto ottimo, no? Quindi un 9 netto. Quando c'è stata la scena di salvare Mia o Zoe, secondo me cambia la fine. Cioè cambia. Non credo che il finale è lo stesso, ma secondo me si salva Zoe, non lo so, ma vabbè. Va bene così. E niente, lasciate un mi piace per il video, per la serie, insomma, che non è facile portarla, ma è un bel ricordo, insomma, portare la serie e averla su YouTube per tanti anni ancora, ecco. Ci sono anche contenuti extra per Resident Evil 7 che sono molto interessanti, come le promesse
delle videocassette, quindi veramente interessante. Spoilerate se siete interessati anche per quello. E niente, per adesso è tutto per Resident Evil, ma non è detto che è finito qua l'ultimo video di Resident Evil. Iscriviti, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.